Spalato, che la squadra capolista e ha vinto per 3-0 nell'ultimo turno di gara. Sedicesimo calcio di rigore inquadrato, Garella si prepara a batterlo, Jurovic, i due sono di fronte, partenza, tiro e gol, la stella rossa di Belgrado va a segno. Calcio di rigore che speriamo la regia ci faccia rivedere. Era imprendibile, aveva forse sfiorato il pallone Garella, il tiro era abbastanza forte, non troppo ancorato. Pochi metri il giocatore jugoslavo, l'arbitro gli indica la corretta posizione. Ancora Fanna. Panna riesce a dare un buon pallone, ecco che ancora è in grado Storcato di fare il tiro, gol! È stato Sacchetti con un tiro incredibile, con un tiro splendido a cogliere il bersaglio, peccato la traversa e il pallone schizzato alle spalle di Ivkovic. È stato un gran lavoro quello di Panna, lo rivediamo. Ecco Panna, guardate, un pallone delizioso, è pronto allo scatto. Doppio dribbling avete visto da parte di Sacchetti, Polide è da fuori, non ha potuto farci niente, Ivković, splendido il gol, 34esimo del primo tempo, il Verona ha pareggiato con Sacchetti, se ne incarica Jovin, pallone alto, gol, ritorna in vantaggio la formazione della stella rossa di Belgrado con una azzeccata forte di testa, Grappolo. Con questo gol messo a segno da Milko Jurovski e siamo quindi all'accoppiata dei due fratelli, imprendibile assolutamente il pallone per Garella, si torna sul punteggio di 2-1. Milko Jurovski, ecco il primo piano, altro pallone, non si capisce che cosa volesse fare, però Milko Jurovski, l'impressione era che volesse dare un colpo di testa, va a chiudere, taglia! Errore difensivo da parte di Volpazzi, Vankovic, vediamo il Verona, pallonetto, gol! Grandissimo gol di Calderisi, 19esimo, un errore clamoroso da parte del numero 4 Vankovic, è andato via Panda e Calderisi con un colpo veramente eccellente, eccezionale, perfettivo, visto che era fuori dei pali, il portiere ha battuto Ivković, ecco l'errore, scivolata, netta, sbuccia la palla, il difensore scatta Panna e guarda, attira su di sé i due avversari, Calderisi guarda il portiere anche lui, è troppo fuori, sono i gol che si fanno in Brasile, ma si fanno anche alla stella resta di Belgrado, quando ci pensa Calderisi, 2-2 al 19esimo, gol di Calderisi, bravissimo Panna che sputtera ancora il giocatore, grande classe Panna, ecco che si difende Verona, adesso sono 3-2, vediamo come finisce questa azione, Verona ancora in avanti, Verona con Calderisi, e gol, terzo gol, Calderisi che segna, splendido, Calderisi porta 3 gol, e questa che è veramente proprio una festa. Abbracci per Calderisi, 37esimo mentre rivediamo, 3-2, era chiaramente un problema, Calderisi tocca questo pallone e il pubblico se ne va, saltato il primo avversario, mandato scivola il secondo, limite dell'area per Calderisi, guarda il portiere, tenta di uscire, ne ha ancora un gol splendido, indubbiamente splendido, portiere impotente, grande Calderisi. Meritatissimo il suo primo piano, 36esimo, passano in vantaggio i veronesi. Avevano già colpito un palo 3 minuti fa, Calderisi ha portato adesso Verona sul 3-2.